Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. Questa è la puntata numero 46. In questo episodio parleremo di quando la scienza diceva che c'erano i marziani su Marte, terra chiama Marte. È del movimento protestante del 1500, in cui si generò un ambiente favorevole al libero pensiero e alla possibilità di vita aliena su altri mondi. Fu Francis Godwin, 1562-1633, un vescovo anglicano, che stampò postumo un libro di fantascienza, The Man in the Moon or a Discourse of a Voyage, Thither by Domingo Gonzales, The Speedy Messenger, 1638, in cui si postulava l'esistenza di alieni sulla Terra. Furono le idee della pluralità dei mondi di Giordano Bruno del 1600 che ebbero a germinare in modo prolifico nei paesi protestanti. Filosofi come John Locke, astronomi come William Herschel e politici come John Adams e Benjamin Franklin nel 1700 sostennero pubblicamente le idee della pluralità dei mondi di Giordano Bruno. Tuttavia, tale idea ebbe a diffondersi in modo ampio nella popolazione ignorante solo tramite il mondo della protofantascienza nel 1800. Nel 1809 un tal Honoré Flaugergeux, un astronomo francese amatoriale, disse di aver notato delle nubi gialle sulla superficie di Marte, che potevano essere composte da polvere e sabbia. Nel 1813, sempre lo stesso astronomo Flaugergeux notò che i poli marziani si scioglievano in modo significativo nei mesi della primavera marziana, e concluse che il pianeta Marte doveva essere un luogo più caldo della Terra. Nel 1819 Joseph Jonan Littrow propose di usare il Sahara come una sorta di lavagna. Trincee giganti e larghe, diverse centinaia di metri, avrebbero potuto delineare forme geometriche larghe 20 miglia. Le trincee sarebbero state riempite d'acqua e poi del cherosene poteva essere versato sopra. Questo, in piena notte, avrebbe bruciato per 6 ore, ripetendo il segnale ogni notte durante il periodo di Marte in cui era vicino alla Terra, si sarebbe potuto contattare i marziani di Marte. Questo nel 1819. Nel 1820 Carl Friedrich Gauss propose di costruire un gigantesco triangolo sulla Terra per esprimere il teorema di Pitagora. Tale gigantesco pittogramma avrebbe dovuto essere disegnato nella tundra siberiana. I contorni delle forme sarebbero stati composti da strisce di alberi larghi 10 miglia, mentre all'interno vi sarebbe dovuto seminare segale o grano. Tale pittogramma avrebbe potuto essere osservato da Marte per iniziare un contatto con i marziani del pianeta rosso. Nel 1822 Franz von Grau-Grutzen pensò ad aver visto una città grande e le prove dell'agricoltura sulla Luna, ma gli astronomi che usavano strumenti più potenti confutarono le sue affermazioni. Nel 1840 gli astronomi Wilhelm Beer e Johann von Mädler osservarono Marte per 2234 giorni, da cui inferirono il periodo di rotazione del pianeta, 24 ore e 37 minuti e 22.6 secondi, e tali dati erano sorprendentemente prossimi al periodo di rotazione terrestre di 24 ore e 37 minuti e 22.7 secondi. Nel 1854 l'astronomo William Whewell concluse che sul pianeta Marte c'erano oceani verdi e terre rosse e che era possibile che su Marte vi fosse vita autoctona.
Nel 1869 l'inventore e poeta francese Charles Gros immaginò di utilizzare uno specchio parabolico gigantesco per focalizzare la luce delle lampade elettriche verso Marte o Venere. Immaginò che la luce avrebbe potuto essere accesa o spenta provando a contattare i marziani o i venusiani con il codice Morse. Nel 1871, lo sanno tutti, in Italia fu aperta la breccia a Porta Pia in Roma capitale dai bersaglieri piemontesi. Questo come data di contestualizzazione. Nel 1877 l'astronomo Giovanni Schiaparelli sviluppò una mappa dettagliata del pianeta Marte e scrisse la presenza di canali sulla superficie marziana. Questo fatto, anche a causa di un'errata traduzione dall'italiano all'inglese, fece ritenere la presenza di vita intelligente sul pianeta rosso con imponenti opere idriche. In descrizione questo file trovate chiaramente il link alla mia bloggata riguardo a questo tema, oltre ad una breve sintesi proprio sul tema dei canali di Marte, che quest'anno c'è una ricorrenza della presunta scoperta. Nel 1894 l'astronomo Percival Lowell iniziò ad osservare Marte dal suo osservatorio in Flagstaff, in Arizona, negli Stati Uniti. Nello stesso anno confermò la scoperta di Schiaparelli. Nel 1896 lo statistico britannico Francis Galton disse che i marziani potevano non avere il nostro sistema numerico a base 10, in quanto probabilmente gli alieni non avevano 10 dita. Nel 1898 H.G. Wells pubblicò War of the Worlds. Nel 1901 due dei pionieri della radio tentarono delle radiocomunicazioni interplanetarie. Nikola Tesla riferì di aver ricevuto uno strano segnale, forse da Marte, sulla sua gigantesca torre di trasmissione a Colorado Springs. 19 anni dopo Guglielmo Marconi raccontò ai giornalisti il suo misterioso rilevamento delle emissioni radio che sembrarono provenire dallo spazio. Ricorre quest'anno il 125esimo anno della presunta scoperta dei canali di Marte, 1895-2020. Questa serie di presunte strutture geologiche individuate sulla superficie del pianeta Marte da Giovanni Schiaparelli e da Percival Lowell verso la fine del XIX secolo divennero molto famose. I canali di Marte diedero origine a una ridda di ipotesi, polemiche, speculazioni e folklore sulla possibilità che il pianeta rosso potesse davvero ospitare forme di vita senziente. Molto popolari diventarono le osservazioni al telescopio del pianeta Marte di Schiaparelli, che le descrisse in tre pubblicazioni: Il pianeta Marte del 1893, La vita sul pianeta Marte del 1895 e Il pianeta Marte del 1909. I primi due li potete trovare in free download in PDF nella mia bloggata, il link lo trovate in descrizione di questo file. L'astronomo statunitense Percival Lowell fu uno dei più ferventi sostenitori della natura artificiale dei canali marziani. Pubblicò vari libri, Mars nel 1895 e Mars and its Canal nel 1906, Mars as the Abode of Life nel 1908. Quest'ultimo testo lo potete trovare anche lui in streaming in formato PDF, volendolo potete leggere in lingua originale. Ora, nel 1976, il 25 luglio, la sonda spaziale Viking 1, che si trovava in orbita sul pianeta Marte, comunicò alla Terra i dati di una fotografia criptica che la NASA pubblicò dopo 6 giorni. Altre immagini furono poi rese pubbliche e anche esse davano l'effetto, l'evidente effetto, che tra luce ed ombre vi poteva davvero essere un volto umano nella piana di Sidonia. Nel 2006, il 21 settembre, l'ESA rese pubblica nuove immagini ad altissima risoluzione della piana di Sidonia. In queste un pixel aveva una dimensione di 14 metri e dalle immagini apparve evidente che la natura del fenomeno era solo una pareidolia. Il presunto volto di Sidonia in realtà era una configurazione montagnosa di tipo naturale. E la faccenda sembrerebbe chiudersi qui. No, in realtà non è così. Nel 2010, nel 20 di aprile, fu scattata
la foto del cratere Rutherford, sì, proprio quella che vedete qui in al video, dove se guardate bene e puntate bene gli occhietti si riconoscono distintamente due strutture artificiali di evidente origine aliena. Un disco volante di colore metallico argenteo semisommerso nella sabbia, eh sì, è proprio un disco volante. E una struttura metallica, forse una torre, sopra una montagnola. E questa struttura emette luci bluastre, proprio simili al LED. Fate ciao con la manina. Nel 2012, del 23 aprile, fu scattata la fotografia presso il Wrinkle Ridge in Tirrena, Terra, sempre su Marte. Anche in questa fotografia si riconosce un disco volante che però è semi-infossato nel terreno. Da qui emerge nitidamente un'alta antenna che proietta un'ombra scura sopra il disco, che è quest'ombra coerente con il punto luce della fotografia. È riconoscibile anche la presenza di un ampio boccaporto in forma di circa di un quarto a semicerchio. Sì, guardate bene, queste sono proprio foto originali. Stavolta però la scienza non parla di alieni su Marte. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima!